Ci troviamo nell'azienda dell'ARSIAL, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio, e precisamente nel comune di Montopoli di Sabina. L'ARSIAL qui ha in gestione, in comodato d'uso gratuito, circa 20 ettari di terreno messi a disposizione dall'amministrazione comunale. L'azienda è prettamente olivicola, ad eccezione di un campo di conservazione delle specie frutticole a rischio di erosione genetica. Le prove principali che facciamo in olivo sono il campo di conservazione del germoplasma olivicolo, dove sono presenti circa 103 varietà. Un altro campo molto interessante è il campo per il confronto produttivo tra forme di allevamento dell'olivo. E inoltre abbiamo un vigneto sempre per la conservazione della biodiversità, dove abbiamo messo a dimora 27 vitigni regionali a rischio di erosione genetica. La Cooperativa Conduzione di Terre nasce il 25 gennaio del 1978 sfruttando la legge sull'occupazione giovanile, la 285. L'obiettivo è quello di impegnare i giovani del comune di Montopoli, allora molto numerosi, in agricoltura. Sfruttando le terre comunali, questa cooperativa tutt'oggi conta 22 soci, 4 dipendenti a tempo indeterminato, e la superficie che viene lavorata è di 312 ettari. L'indirizzo agronomico è quello della produzioni cerealicole, quindi grano duro, tenero e orzo, mais e foraggere. Intorno agli anni 2000 si è creato un frutteto. Nel 1994 la cooperativa è diventata una cooperativa aperta, il comune di Montopoli di Sabina è diventato socio della cooperativa, apporta il bene, diciamo, principale che è il fondo per garantire l'uso civico delle terre. La cooperativa è una cooperativa aperta, quindi chi volesse farne richiesta e che ha i requisiti può accedere.